Chicago. Siamo pronti. Allora, pensi di tenere il mio passo? Buonasera e benvenuti alla 21esima puntata di Area Gol. È stata una settimana ricca di avvenimenti e di sorrisi, soprattutto in casa Napoli. Infatti è stata bellissima la vittoria di misura contro l'Inter a San Siro per un Napoli che non si ferma e infatti è sempre più proiettato verso il secondo posto. Parleremo però anche della Serie B con il derby tra Benevento ed Avellino, ma soprattutto di ciò che è avvenuto in questa settimana in casa casertana, poiché dopo la sconfitta contro il Catanzaro è stato esonerato a sorpresa mister Tedesco per una piccola rivoluzione in vista praticamente alla vigilia dell'ultima sfida di campionato, dove si deciderà il futuro dei Falchetti dentro o fuori dai playoff. Di questo e molto altro parleremo con i miei ospiti. Stasera abbiamo un parterre davvero di lusso. Comincio subito dalla mia destra, perché infatti ho un'altra rappresentanza del Club Napoli di Cercola, Agostino e Mario. Buonasera. Buonasera. Ormai sono diventati degli abitué, infatti salutiamo anche Luigi che ci osserva da dietro le quinte. Invece alla mia sinistra abbiamo un'altra coppia di fuoco, infatti sono felicissima che siete qui questa sera, da goldelnapoli.it, il direttorissimo Antonio Russo ed Adriano Pastore. Grazie per l'invito, Alessia. Grazie a voi. Salve, buonasera. Ecco, iniziamo subito parlando di Inter-Napoli, inizio dai miei amici del Club Napoli di Cercola. Mario, inizio da te, visto che è un esordio questa sera qui da noi a Teleprima. Beh, allora, la partita che tutti speravamo, una bellissima partita, abbiamo visto un Napoli strepitoso, 1-0, risultato un po' bugiardo perché il Napoli avrebbe potuto dilagare, sì, tranquillamente, però una vittoria importantissima perché la Roma si è fermata e quindi il secondo posto si avvicina sempre di più. Sì, siamo molto vicini al secondo posto. La Roma adesso ha due partite molto difficili, adesso va a Milano, quindi l'anticipo di sabato possiamo agganciarli e per il gioco che stiamo esprimendo lo meritiamo pienamente. Ecco Agostino, ti aspettavi questa partita del Napoli contro l'Inter? Ti è piaciuta? Ti è piaciuto l'atteggiamento del Napoli, soprattutto dopo Sassuolo poi? Prima cosa è che abbiamo vinto e questa è una cosa principale. Importante. Che facciamo la partita, già lo sapevamo perché abbiamo parlato già l'altra volta, come fino adesso, il Napoli esprime un gioco che in Italia nessuno lo fa. Quindi andando a Milano e vincere è stato molto importante, specialmente che già sapevamo pure il risultato della Roma nel pomeriggio. E, diciamo, abbiamo messo la freccia, dobbiamo solo soppassare. Ecco, una vittoria importante, Adriano, perché effettivamente 1-0 e non eravamo molto abituati a questo risultato. Infatti, da quella, parte del Napoli. Sì, quella è una vittoria che mi ha fatto particolarmente piacere, perché il Napoli ha fatto un grandissimo primo tempo, poi nel secondo tempo ha sofferto, che comunque l'Inter, diciamo, senza quasi capo né coda, è andata all'arrembaggio, il Napoli ha sofferto un poco, poi è venuto fuori sugli ultimi 10 minuti, però quella è stata la cosa che mi è piaciuta, che il Napoli finalmente ha saputo soffrire, è riuscito a gestire, diciamo, le folate dell'Inter, che poi non erano nulla di pericoloso, erano quasi disperati, però appunto vincere 1-0 a Milano,
riuscendo anche a soffrire, è stato un buon segno. Mi è piaciuto perché ha dato un segno di maturità importante il Napoli in questo senso, perché comunque normalmente o vinceva con grandi prestazioni, tanti gol, e l'1-0 non è nelle corde del Napoli, diciamo, normalmente. Quindi perciò mi ha fatto piacere questa vittoria. Esatto, poi anche un pizzico di cinismo, perché Caglione è stato bravo a sfruttare l'erroraccio di Nagatomo. Eh sì, quello che fa parte del calcio, perché sì, si parla di bel gioco, però nel calcio conta vincere le varie tappe, poi al di là che bisognerebbe vincere anche i trofei, però mica si può fare sempre. Ed è stata la 12ª volta che il Napoli non ha subito gol in stagione tra campionato, Champions League, Coppa Italia e anche l'andata con l'Inter, come si suol dire, vittoria di mentalità, perché poi si parla sempre di questo aspetto sarriano del bel gioco, che il Napoli esprime il bel gioco, che io credo che sia anche qualcosa mediatico e social, perché poi se andiamo a vedere, a leggere anche l'esultanza del mister del Napoli quando lui vince, quando è capitato appunto che il Napoli ha preso gol, ha vinto così di mentalità, lui ha esultato ancora di più. Come? Perché il bel gioco serve, perché lui ha anche detto che conosce quest'unica strada che è il bel gioco per vincere le partite, però ci deve essere anche la capacità di sofferenza, di capire dei momenti, il momento in attacco quando l'avversario sbaglia a approfittare, lì è l'andaluso di Motril, appunto, l'ha dimostrato ancora una volta. Abbiamo vinto 1-0, ma comunque abbiamo espresso un bel gioco. Sì, 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 sì. Però se il primo tempo creato tantissime occasioni. Non si vanifica, quello vuol dire ci deve essere bel gioco, ma non deve accadere quello che è accaduto con l'Empoli, che il Napoli ha fatto un primo tempo incredibile, poi dopo l'importante blackout, questi blackout, sì. Perché si è parlato spesso in stagione dei blackout del Napoli, non ci devono essere, perché questa squadra ha proprio nelle capacità la possibilità di ambire ai grandi traguardi, però l'attenzione deve essere massimale. Altra squadra ce l'insegna. Il risultato comunque è molto importante, 1-0 magari è più importante di un 3-1, perché giocando una squadra attrezzata come l'Inter è un risultato importante, perché giocatori offensivi blasonati, quindi penso sia notevole. La cosa che ho notato, come dicevo prima, il fatto di essere riusciti a soffrire, a tenere botta a quelle folate, a quegli attacchi un po', come detto prima, senza capo né coda, però nonostante un secondo tempo appunto abbastanza sofferto, il Napoli comunque ha creato occasioni da gol nel secondo tempo, comunque esprimendo un gioco non bello come quello del primo tempo, però perché ha saputo, si è messo là ad aspettare, si è un po' schiacciato troppo forse nel secondo tempo, quello è stato il problema, però era anche logico che sei giocando a San Siro, a San Siro è sempre complicato. Voglio dire, se l'Inter o il Milan che sia stanno in un momento buono o cattivo, è uno stadio che comunque per ovvie ragioni è complicato. Invece Napoli è riuscito con un 1-0 a portarsi 3 punti a casa alla grande, a vincere all'ultimo momento, perché Napoli alla fine ha vinto, come diciamo prima, 1-0, però di sofferenza non è che ce n'è stata molta, perché non ho visto questa Inter così forte come l'abbiamo visto fino adesso. Certamente non è l'Inter del triplete, però ultimamente non esprime un bel calcio, i giocatori tra di loro sono impacciati e non seguono forse anche l'allenatore. Quindi io non c'ha né testa né coda, guarda, tanti soldi, sofferenza è stata poco, la nostra sofferenza è quella che poi ci rimaniamo male al risultato sì, perché veramente siamo abituati noi a vedere che il Napoli magari, perché come Nagatomo ha fatto una stupidaggine e noi abbiamo approfittato, è capitato a noi, come è capitato a Torino che l'ha fatto Pulan, ne abbiamo perso contro la Juve, che non ci azzeccava poco, perché l'abbiamo espresso comunque a Torino un bel gioco, comunque la potevamo vincere o pareggiare. Ma anche a Reggio Emilia, è il calcio. Vabbè, se uno non sbaglia, giusto? A me non interessa. Però in forma, questo per me li vale come Cavani, come Lavezzi e l'ec, un ex. Poi sarebbe un discorso molto aperto. Non siamo attaccati ai calciatori, però se per vincere, ragazzi,
c'è bisogno. Visto ieri sera. C'è bisogno di gente forte come Higuain. Con questa base che si è creata adesso, del dopo Higuain, del post Higuain, se adesso non viene ceduto nessuno, ti parlo. Koulibaly resta, Mertens rinnovo, tutti visti. Piace molto lo spirito dei ragazzi. Questa idea, piace te. Molto lo spirito dei ragazzi. Può fare? Vedendo le parole di Sarri, che dice sempre. Parla sempre di budget della società. Noi non abbiamo questo budget. Io sono un operaio, non mi posso permettere la Ferrari. Posso permettermi secondo quello che ho. La Juve si può permettere tutti perché c'è un budget, come dicono gli esperti. Noi siamo semplici persone. Come si può permettere di tutto? Prendere Higuain, che lo toglie al Napoli, ma non per giocare bene, ma per indebolire noi. Prende a Pjanic per indebolire la Roma. No, fanno la entrambe le cose, indebolire a me non fa piacere, ma io ho un brutto presentimento che la Juve vince il triplete. No, no, ma io sono non fa piacere, ma zero vittorie. E anche quest'anno vinciamo l'anno prossimo. Ma l'anno prossimo bisogna fare il salto di qualità, perché il gioco c'è, i giocatori anche. Bisogna investire nel modo giusto in questo mercato, partendo da un portiere per me, perché Reina attualmente non rispecchia più gli standard per una squadra vincente. E da lì si può ripartire. Allora un portiere perché... è un nome semplice però. Scusa la battuta, che... No, io penso, Reina, però pensa se quest'anno, come detto lì prima, abbiamo messo la freccia. Noi, se riusciamo a sorpassare la Roma, sì. Pensa quanto è importante quella parata di Reina... importantissimo con la Roma, cioè diventa lì... proprio il centro del campionato. È chiaro, Reina ha un'età e ha problemi fisici, è più chiaramente un motivatore adesso che un grande portiere, che lo è stato, però lì l'ha fatto però ha fatto anche molte sicuramente, però lì c'è pure Insigne di... Insigne, che fino adesso io ho sempre avuto bene, perché la prima cosa è il napoletano, ha fatto un campionato straordinario, sta rinnovando la sua straordinarietà da quando ha firmato 4,5 milioni. Se il mio datore mi dà qualcosa in più, faccio il doppio turno. Faccio il doppio turno. Quindi da questo punto, Reina. In realtà, Insigne ha iniziato a segnare da Udinese Napoli, che se non sbaglio faceva molto freddo. Segnava la doppietta, Napoli vinse 2-1. Ora non ricordo la data, però era molto prima, e quando non si parlava di questo contratto. Quindi io penso che Insigne. Potrà sicuramente essere un motivo in più. Non vedo questo collegamento con il contratto. No. Questa volta non. Io parlavo. Mi permetto di. Sì, ma figura, è giusto. Non essere d'accordo con te. Non è questione di essere d'accordo o no, perché comunque ha fatto un campionato straordinario come le ultime giornate dello scorso campionato. Non vedo questa connessione col contratto, non è che lui ha giocato bene. È più contento, dà di più la serenità, eccetera. Sicuramente Milano già e io parlo, il portiere dovrebbe essere una sicurezza di cui adesso non abbiamo, è un gran motivatore, lo voglio bene Reina, ma purtroppo certo, no, per me è ancora un... deve fare il suo mestiere, cioè, mi collegavo al fatto che dovrebbe fare il suo mestiere, ecco, la parata all'ultimo minuto contro la Roma è il suo mestiere farlo. Sì. Vabbè, però là sarei elogiato, però lì è un tipo il gran gol, una grande parata lì è, sì. Là fa la differenza, cioè, dicevo, pensa a quanto possa essere importante ai fini di un secondo posto con la parata. Poi è chiaro, qualche papera, però lui sappiamo che ha qualche problemino fisico, quindi gira tutto attorno a lì, l'età e qualche problemino fisico, sì, che si porta da dietro da tanto. Però il problema è quale? È trovare un portiere con le spalle talmente larghe a Napoli, come ce l'ha lui, di carattere, come ce l'ha lui di carattere, è proprio complicato. Con un giovane è complicato. Il tema è capire se il Napoli rinnoverà il contratto, perché lui comunque è legato alla fino città. Al 2018. No, dico, dal punto di vista contrattuale, è un contratto che scade il 2018, quindi capire se il Napoli rinnoverà un altro anno oppure lui deciderà di fare un altro anno e restare ci fino alla scadenza. Un portiere quindi di capire che tipo di portiere arriverà. Con la guida di Reina. Ce ne sono pochi. Con la guida di Reina. Io resto la mia idea però. Che si attende cioè di non sottovalutare Perin. Un azzardo. Perché tu lo puoi attendere. Mentre io non sottovaluterei l'idea Perin, considerando che il Genova è in difficoltà economiche, deve vendere. Però Perin purtroppo è un lungo infortunio.
due settimane fa ha postato proprio da Mariano una foto, ormai è in pieno lavoro, e quindi considerando anche che si sa che il Napoli ha un ottimo staff sanitario, fa il ritiro l'anno prossimo e poi dopo inizia a creare in casa il dopo Arena, vedremo, perché poi è un nome più semplice. Cesny l'è bocciato, guardo, si è capito. Sono egoista, guardo i fatti miei. I nomi fatti, quando devi scrivere è più semplice. Che poi c'è anche il problema che c'è anche il portiere dell'Udinese, Carnesis, che anche lui ha un nome particolare, lasciamo stare. Andiamo più sulla semplicità. Neto sarebbe Neto, semplice. Proprio facilissimo. Neto, sì, però facile. Lì dipende da quella striscia, non da noi. Quindi no, infatti. Quindi riprendendo ciò che diceva Mario, è giusto il suo discorso per il salto di qualità, serve un mercato importante? Sì, serve sempre. La questione è che il Napoli è in una fase, è arrivato a un punto in cui ci manca poco. Però non è facile trovare quel poco, perché per il Napoli ci sono i soliti parametri di ingaggio, tutta una serie di cose, l'età, una serie di cose abbastanza complicate, per cui è complicato mettere quel tasso di qualità, o potrebbe essere troppo tardi? Diciamo sì, perché prendendo questo ciclo, se pensi un po' il ciclo di certi calciatori, come finisce. Ci sono questi giovani, però ci sono Albiol, ci sono... Reina, Caihon, la base creata da Benitez, esatto, l'ossatura creata da Benitez. Una volta finita quella, bisogna, il pericolo potrebbe essere c'hai dei giovani, ma poi Napoli diventa troppo giovane, esatto, e quindi quel salto di qualità diventa complicato perché non c'è più l'esperienza. Quindi io penso che per esempio lo scorso anno si poteva provare a vincere lo scudetto, così non siamo riusciti, erano forze maggiori, io penso ci siamo riusciti, le cose sono complicate, sai, da mettere insieme, però quando la Juventus ti dà un girone d'andata di vantaggio, perché ti ha dato nettamente un floppato inizialmente, e Napoli a gennaio compra Regini e Grassi, là sì. E allora lì hai buttato, perché tu ti devi solo far trovare pronto. Esatto, il Napoli l'unica cosa che può fare è farsi trovare pronto quando la Juventus viene a mancare. Sì. E lì stava venendo a mancare, perché loro avevano puntato tutto sulla Champions anche l'anno scorso, c'è stato questo girone andato un po' particolare. E invece non, diciamo, poi ha perso un po' di l'anno terreno. Prossimo potrebbe essere l'anno giusto, anche perché non lo so se augurarlo meno, ma se la Juve riuscirà a vincere in Europa, dici, si rilassano, però potrebbe finire un ciclo, perché tu se vinci perché se tu vedi quest'anno ti mancano i punti in casa, quindi se tu crei una continuità su questa squadra, che sarebbe il terzo anno di Sarri, e sappiamo bene che il 2018 dal punto di vista contrattuale entrano in gioco le clausole, quindi... No, pensa molto più di terzo anno, perché il terzo anno di Sarri, ma questi sono ragazzi che giocano insieme. No, parlo del contratto. No, però dico la continuità della squadra, progetto, che gioca insieme. Sì. Sarebbe giocano quinquennio. Insieme, sarebbe un nuovo anno, perché comunque giocano insieme da quasi 5 anni, quasi, non dico tutti, però l'ossatura principale della squadra, sì. Guarda che a noi serve anche un po' di fortuna. E poi abbiamo avuto l'infortunio di Milik, che è andato a bomba. Però di Milik l'anno scorso parlavamo il fatto del passaggio. La Juve ci ha passato in casa loro con un gol di Zaza che è entrato dal 70esimo in poi. Però è questo il momento. Sono episodi, come dicono loro. Di prima. Nagatomo, bravi ad approfittare, bravo Napoli. Napoli, capito, deve approfittare. Ma gol di Zaza, tira da lontano Reina, fa il portiere, lo potrebbe prendere. Poi c'è una deviazione. Io dico un'altra cosa che secondo me non bisogna sottovalutare, che il Napoli rispetto agli altri anni non deve fare più l'errore del mercato estivo che non decolla, perché sappiamo c'è sempre quello in uscita, prima quello in uscita e poi quello in entrata. Esatto. Stavolta se la società ha deciso che vuole puntare forte, quindi non sarà ceduto Koulibaly al di là di un'offerta faraonica e rinunciabile. Subito, non aspettare. Visto che si parla che comunque un portiere e due terzini, un'alternativa a Caglion, qualcosa in uscita ci sarà, di dare a Sarri quei rinforzi per il prossimo ritiro di Di Maro Folgarida, visto che l'anno scorso poi alla fine c'è stata la cessione di Higuaín e poi tutti gli acquisti estivi sono arrivati tutti in Italia. Sempre, non arrivano sappiamo sempre com'è il concetto loro.
Tu credi nel rinnovo di Mertens? Io credo, stavo usando un termine napoletano che credo soltanto a determinate cose, però dico, il rinnovo di Insigne ci insegna che bisogna andare con i piedi di piombo, perché se andiamo a fare un po' di rassegna stampa, fino a 3-4 giorni prima non si parlava da nessuna parte di questo incontro, del rinnovo. Anzi, poi diamo merito anche ai colleghi di Area Napoli, l'amico e collega Brunetti, che sono stati bravi, e poi ci sono state le conferme Sky, Mediaset, e dopo qualche giorno sono tutti visti e felici. Quindi adesso, tu personalmente, tu credi nel rinnovo di Mertens? No, secondo me bisogna capire lui realmente cosa qual è l'alternativa. Ma se parliamo, qual è l'alternativa al Napoli? Se c'è il Manchester United, vince l'Europa League, va in Champions. Tu stai nel campo, io no. Io non sono nel campo. Io sono nel campo di giornalismo. Ah, non sono nel campo. No, anche nel campo, nel campetto. Io sono, prima quando erano possibili. Io sono un semplice tifoso appassionato e perciò mi trovo qua. E quindi sei, magari lei sai più. Perché senza i tifosi non ci può essere questo gioco. Lei potrei sapere più di me. Credi nel rinnovo? Sinceramente non lo posso sapere. Non parliamo di media. I media possono dire quel che vogliono. Però tu mi stai facendo questa domanda perché tu non ci credi. Quindi, io non credo al rinnovo. Perché tu non ci credi? Non ho capito. Può rinnovare, però può anche, dopo il rinnovo può essere venduto. Quindi se può rinnovare. Sto imparato. Di non ascoltare più me, la moglie, il figlio, la figlia. Sicuro non rinnova in queste ore perché il presidente. Sono tutte cose per farmi cliccare a me, forse. Nella mia ignoranza. Tutte per farmi cliccare a me su questi argomenti. Perché io non credo, perché io voglio. Voglio partire dall'affare. Ah, io non noto legame. Io voglio partire. Voglio partire dall'affare Quagliarella. Va via Quagliarella, prendiamo Cavani, una bomba in l'ultimo giorno di mercato, il presidente nostro è fortunatissimo, prende Cavani ed esplode, è audace. Vendiamo Cavani e prendiamo Higuain e esplode, è fortunatissimo quella persona. Vendiamo Higuain, prendiamo Milik, esplode, sei infortunato. Io non credo nel rinnovo di Mertens, credo in un altro giovane che nessuno sa ed esploderà. Che età? E che età già lo conosciamo. Giovane che nessuno conosce. Sicuramente il Napoli conosce. Oddio, conosciamo tu, conoscevo pure già Milik. Conoscevo già Milik, ho visto la sua maglietta nello spogliatoio dell'Amsterdam Arena quando sono stato a Amsterdam. Perciò, allora, quindi. Ora si chiama Cruyff Arena, da ieri. Come si chiama? Cruyff Arena, da ieri. Qualcuno dell'Ajax, perché ieri. Sì, parlavo del. No, dico, pensa che prende qualcuno dell'Ajax. Ieri. No, sicuramente Giunto, diciamo, che profilo interessante sicuramente ce l'avrà, perché lo ha anche dimostrato ultimamente con questi calciatori, con Rog, Zenischi, sono. Quello è il centrocampo del futuro. È lo stesso Milik. Speriamo di trattenerli. Io penso che il potrebbe essere il presente, perché Hamsik oggi differenziato, quindi Rog dovrebbe giocare col Cagliari. Che giocatore Rog? Una piccola parentesi. Sì, grande gioco. Grande gioco. C'ha tutto Rog, perché c'ha personalità. La personalità. Un fisico pazzesco, non sembra uno Milano, con tutta quella guarda, forza. A Milano poteva fare una. Si dice è che stato molto egoista. È giovane, è stato molto egoista, perché a Milano quell'azione che potevamo fare il 2-0 in contropiede non ha passato la palla a chiara a sinistra qualcuno. Anche Allan ha fatto un errore del genere, ha fatto un passaggio veramente orribile. Sei un attento osservatore di questo gioco. Però quindi ne sai più di me. No, non è vero. Voglio sapere questo giovane. Io dico che a sinistra, visto che ormai si fanno nomi ogni giorno, sì, no? Però come terzino basso io vedo questo Juri, il nome è semplicissimo, poi dopo. Numero 19 del Real Sociedad. Secondo me il Napoli lo segue da molti mesi ed è poi. Visto che venderà Gulam. Queste sono vostre notizie. No, un po' tutte verificate, posso garantire che. Perché magari avete persone che. Delle si parla anche di De Sciglio da un po', ma De Sciglio sembra che lui molto non è che
Jeff preferisce la Juve, per sì. Allora è meglio che non viene proprio. Ok, a posto. Vabbè, lui così si dice, d'accordo. Però okay. Non è che poi dopo il procuratore Branchini potrebbe dire, ma a te che ti ha detto? Dico, sono da quello che sente, i rumors anche un po' emersi giornalisticamente parlando negli ultimi giorni, lui non rinnoverà con il Milan. Al Napoli piace, perché Napoli cerca un esterno che possa giocare sia a destra che a sinistra. Però se ti piace pure alla Juve... Ti poi sai. Facciamo Andrelli. Intanto sai, la... secondo me a destra arriva un profilo stranito. È partito a sinistra, ma non è andato bene. E poi ricordiamo che sono due anni che non è che voglio fare l'avvocato del cosiddetto diavolo, ma sono due anni che questo tra Empoli, nazionale albanese, europeo, non si ferma mai. Quindi è bravo, perché sai, torno al discorso del mercato estivo che deve essere fatto in dei tempi, sia in entrata che in uscita, perché c'è il ritiro, il campionato inizia il 20 agosto, però sì. In estate non ci sono competizioni, non c'è Coppa America, non speriamo. C'è la Confederation speriamo. Cup, mi sembra che il Napoli... Speriamo che non facciamo il secondo posto. Ma secondo terzo, comunque il campionato inizia il 20 agosto. Quindi... Sì, però stiamo parlando, devi fare i preliminari per la Champions. Il preliminare il Napoli lo farebbe il 15, sbara 16 agosto. Esatto, quindi... Siamo a ridosso del campionato. Per l'andata e ritorno. Almeno questo è... Almeno questo Napoli dovrebbe arrivare già pronto. Però, come hai detto tu, il Napoli settimane fa non sembrava così concreto questo obiettivo. Adesso Napoli c'è, deve solo fare l'ultimo torpa. C'è stato per tutto il campionato. No, per il secondo posto il sembrava... Il problema è che siamo stati sfortunati. Abbiamo preso appallonato la Lazio, appallonate il Palermo. Io parlo di punti. Perché purtroppo nel calcio contiene punti. E bisogna essere cinici. Il Napoli questa è una cosa che deve, che non è di questa squadra, in generale... A Genova nostra. Fa la palla a volo e l'arbitro non ci dà il rigore. Allora, di che parliamo? Però vedi, per esempio, ieri sera. Guarda, forse un buon acquisto lo dobbiamo fare l'arbitro, come fa la Juve. No. Forse un buon acquisto l'arbitro. Non ci serve uno. Con la squadra, arbitrale, esatto. Possa... Ma vedi, per esempio, ieri sera vedevo la partita con dei colleghi. Due palloni dentro. Vabbè. C'hai quel mostro davanti, però è una questione probabilmente proprio a volte di mentalità, perché questi mollano mai niente. Assolutamente. Non mollano niente, è un fatto che hai capito, è come se la tensione non abbassassero mai. E quindi questo fa in modo anche che tu su certi palloni arrivi con una cattiveria diversa. Hai visto Wayne un po' più ingrassato? Più o meno quanto. Allo stesso è lo stesso tipo di giocatore Hai visto la partita ieri? Secondo non ho notato questa cosa. Io penso che sia non so se era l'inquadratura, ma si sono fatto la stessa. Però non so se penso abbia messo massa, perché lì comunque lavora. Hai visto ieri? Ma è caduto un paio di volte sulla palla. Però ora Io voglio questa prima di segnare, scusami. No, ti voglio far capire perché ha una massa muscolare diversa, perché il Napoli, giocando questo tipo di calcio che tu hai esaltato, hai detto che è il gioco più bello d'Italia, hai esaltato anche all'estero, per fare questo tipo di calcio devi avere una continuità di prestazioni, devi avere una lucidità e quindi devi stare bene dal punto di vista psicofisico. Quindi fai un tipo di preparazione collegato completamente alla tattica. Il Napoli fa un lavoro tattico e fisico quasi che combacia, perché altrimenti tu non puoi fare quel gioco di squadra che viene saltato anche sui social, che ricorda anche il videogioco di Mario Bros. Perciò alcuni giocatori del Napoli fanno anche fatica ad entrare nel campo, perché non avendo tanti minuti hanno fatica. Torno al discorso di... Perché Higuain adesso è un giocatore che è anche regista d'attacco, come era con Benitez. Fa un altro tipo di gioco, la Juve è un'altra squadra. Quindi, infatti, perciò Higuain ha bisogno anche di più pochi gol che ha fatti Higuain quest'anno non vuol dire che non è bravo, vuol dire che ha fatto un altro tipo di gioco determinante, perché è stato determinante con il fatto di far salire la squadra alla Juve, ma gol pesante, e poi a fa pure i gol io non sottovaluto i due anni di Benitez, che sono la base, quei due anni sono la base. Ma noi dobbiamo ringraziare Benitez, come Higuain, Sarri è stato bravissimo al vincere i soldi. Doveva essere un personaggio di fama europea come Benitez per portare qua Higuain. Allora, quello era lo step che tu dicevi. Quella era la possibilità di fare il salto di qualità. Perché lì hai avuto la dimostrazione che subito hai portato qui giocatori di caratura mondiale. Okay.
Ma assolutamente, tutti quanti. Lo stesso Reina. Caion che l'ho diventato, che comunque nessuno lo conosceva, tra virgolette, ma era uno che veniva a Real Madrid. Koulibaly, ragazzi, non vi dimenticate Koulibaly. Cali di Koulibaly. Quindi quella era la possibilità concreta. E penso che Koulam, ora che... Koulam è cercato da mezzo. Diciamo, Koulibaly ha non ha più riflettori puntati, però Koulam tante ha fatto parecchi errori. È duro, è tosto, sì, però ha fatto parecchi errori. Quanto l'ha pagato Koulam il Napoli? Quando l'ha pagato? Quanto l'ha pagato Koulam? Chi si ricorda? Allora, penso non è che l'ha pagato più di 7-8 milioni. 7 milioni. Koulibaly quanto l'ha pagato? Quindi comunque... 10 Koulibaly. Ora ne vale 70. Ha fatto quell'errore, l'ha andato con la Roma, ragazzi. Sì, però le cose buone ci può anche stare. Bravo, bravissimo Sarri, il suo staff, Giuntoli, chi lavora adesso a ottimizzare la base. A Milano, hai visto? A un certo punto ha buttato 2-3 palloni in tribuna. Anche quella cosa. Ma là ci voleva, là veramente ci voleva. Ma lì è la squadra, a un certo punto ha preso proprio il sopravvento, la squadra su quello che è tutta il dettame tecnico-tattico. Perché normalmente quei palloni non li butti via, almeno il Napoli è vietato. Sempre, esatto. Il Napoli, i ragazzi in campo hanno capito che là i tre punti erano importanti. E quindi vedi uno come Koulibaly che con la Roma fa un errore del genere perché però... segue il mister, quindi cerca di non buttare mai la palla. Poi a un certo punto è chiaro che ti puoi imbambinare. Questo errore però è stato fatto alla partita di Champions con il Real, quando siamo andati a giocare là, che volevano per forza giocare e non capivano che potevamo anche spazzare la palla. Che noi non eravamo in grado di battere il Real Madrid. No, nell'esaltazione che ti prende forse giocare con la Noi volevamo fare il Barcellona a Madrid. Esatto. E ci ha distrutto. Perché noi siamo in vantaggio con quel gol di questi di vedi, ti devi coprire tutti e 12 questi di questa facendo emozionale i napoletani, infatti a lui pigliano gli occhi. Non solo quelli che erano lì. Pure al ritorno. Mondo visione. Noi siamo andati in vantaggio pure al ritorno. Ma sai quello è il bello e il brutto, tra virgolette, di questo gioco di Sarri della metà. La palla non si butta, c'è la nostra soddisfazione. Un po' di umiltà, però. La nostra soddisfazione è che il Real Madrid ci ha cacciato fuori e sta in finale. Sì, da tifoso la capisco. Da tifoso la capisco. Ma anche un'altra piccola soddisfazione, te lo sto leggendo nella mente ora. Allora, il Napoli è prima la Coppa Disciplina perché, appunto, questo tipo di calcio pure a Empoli era sempre premiato perché le squadre di Sarri sono le squadre che prendono meno ammonizioni del campionato. Ma il Napoli è sempre stato Rugani è un difensore di quella squadra lì che è arrivato che dicevano che gli manca questa grinta, questa cosiddetta cazzimma, no? Che è una parola ormai è di moda questa cazzimma, è di moda. Prima era qualcosa di orgoglio nostro partenopeo, ora è di moda, l'abbiamo espatriata, ormai è di tutti. Quindi questo step, perciò il concetto di aver vinto così con l'Inter è importante. Però se col Cagliari sulla carta il Napoli dovrebbe vincere, perché non stiamo parlando della prossima, ma o vince 1-0 o 7-0, che arriva a superare il record dei gol dell'anno scorso, quello prima di Benitez e di Mazzarri. Conta un poco perché poi alla fine agli annali resta la posizione finale. Quindi titoli non ce ne possono essere perché non ce ne possono essere più quelli che contano. Però questo secondo posto è importante. Adesso va preso al di là del gioco, va preso sì col gioco, ma con quella parola là, col fattore K, perché c'è il Cagliari. Poi dopo il Napoli andrà a Torino con i Granata, che se non sbaglio all'andata ne presero 5. Sì, 5-2. E Sinisa Miano il dente avvelenato. Penso che proprio con il Cagliari il Napoli debba dimostrare la stessa concentrazione. Però col Cagliari non voglio proprio credere, cioè non lo metto proprio. No, assolutamente. No. Che poi sono, capi, insidiose e che ti creano problemi. Eppure già salvo. Ma al di là della rivalità, io non penso che il Napoli scenda in campo scarico, visto che la partita è 18, facciamo subito, chiudiamo questa partita che dopo ci andiamo un po' a rilassare. Il problema sono le nostre avversarie, fanno la partita della vita contro di noi. E ci sta, rispetto si chiama, è il calcio, altrimenti le facciamo a tavolino, ci mettiamo... Il fatto di Scanzuolo là, il fatto di Scanzuolo con la Juve. Che è Scanzuolo? No, sì, però allora, dico da giornalista, ma parlo da tifoso, appassionato. Parlo da tifoso. Non dobbiamo fare l'errore del buffone, che facevano gli interisti. Non mi puoi prima. Venire a dire in televisione che le squadre si scansano. Dai. Non dobbiamo pensare a loro, pensiamo a noi, pensiamo a crescere, che il Napoli cresca. Sampdoria Juventus, questo guardiamo campionato, non gioca né Muriel né Quagliarella. Poi però la spiegò Giampaolo, disse tanto io li faccio giocare,
tanto lo stesso perdo, è sbagliato, però dice lo stesso perdo, tanto vale che me li conservo per la prossima che andiamo. Perché non fanno come contro a noi? Perché non lo fanno contro a noi? Tanto a perdere, perdere comunque. Cioè, tanto a perdere, perdere lo perché stesso. La Juve vince 2-0, la partita non vince 7-1, 8-1, 4-0. No, dico, io ripeto, ti voglio provocare perché prima di tutto sono un tifoso, un appassionato del Napoli. Non dobbiamo essere come facevano prima gli interisti, prima del triplete, prima del post calcio. Non dobbiamo guardare questa Juventus come ossessione, secondo me. Noi dobbiamo guardare al Napoli. Ma anche perché adesso siamo una realtà, quindi però, non bisogna perché guarda, la Juve, siamo su due piani completamente diversi. Sicuramente. La Juve, ricordiamo, per quello che ha avuto, e poi dovremmo aprire un dibattito che forse ha avuto poco, no? da Calciopoli, per partire dalla Serie B forse doveva partire dalla D, dall'eccellenza, doveva fare l'eccellenza per Monti, ma questo sarebbe un altro discorso. La Juve, proprio perché partì da lì, perché dopo doveva recuperare l'immagine, lo stato di proprietà, la Juve ha un progetto che deve vincere. Per giocare la Champions, ma non ci interessa. Noi dobbiamo... noi, il nostro duello in questo momento è con la Roma. Io così la guardo perché è il secondo posto. Perché la Juve ha vinto lo scudetto. Io però posso dire una cosa: la rabbia per me è per la partita d'andata di Coppa Italia. Perché lì, tu se vai a analizzare tutto l'anno, non c'è stata una partita come quella dove gli episodi hanno inciso maledettamente, incredibilmente. Lì. Cioè la Coppa Italia, la Juve è passata a Torino è passata la Juve in finale. È inutile che facciamo il ritorno, abbiamo vinto, ma è stata la Juve, si è qualificata già a Torino. Ma infatti o l'hanno fatta qualificare già a Torino. Perché ricordati che il rigore ci stava su Abiol, in contropiede, un rigore per loro. Ci stava lì quell'arbitro, ci sta tutto il rigore su Quadrato, nonostante sia sdraiato e non Quadrato. Ci sta tutto il rigore su Quadrato, però tu dovevi fischiare il rigore per noi e facevamo 2-2. Uno. Due, il però fatto di Cazzimma che parlavamo prima, il fatto dei difensori se spazzano o non spazzano la palla. Ragazzi, i difensori della Juve, loro sanno che pochi cartellini vengono fischiati contro, quindi si possono permettere di calci, tiracapelli, eccetera, eccetera, eccetera. Perché loro, anche loro stessi sanno che contro di loro sorvolano. Si è visto, io pure ieri in Champions, ha ammonito Bonucci e chi è lì? Vabbè, è chiaro che Bonucci è diverso in Champions, il primo tempo, no, alla fine della partita, Bonucci e chi è lì? Però stiamo parlando di una squadra, cioè di una società che comunque è la società per eccellenza del calcio italiano, è chiaramente più potente, quindi... Da che mondo è mondo è così, non nel calcio, proprio purtroppo nella vita normale, che i potenti si fanno rispettare in un modo o nell'altro, si fanno rispettare con le buone o con le cattive. Purtroppo è così, vedi pure sui diritti televisivi, la Juventus prende il doppio contro il Napoli, per esempio. Quei potenti là hanno poca personalità. In che ma senso? Non lo so, però... Perché loro grazie ai soldi si possono permettere di stare con la testa. Già però, vediamo però c'è la da famiglia, dire ma l'Apo... Sì, però sai cos'è che c'è da dire? Prendiamo proprio l'esempio della Juve, del Piero, 19 anni nella Juve, sì, dai, sono cose che io seguo il calcio, cioè, seguo tutto. Tanto il problema è quelli lì che fanno il coordinamento delle strisce del sud che... Scusami un attimo, cioè, sai qual è la differenza? Quindi tu guardi sempre questa Juve, perché tu ogni giorno... Ti dico una differenza quale ha però? A che fare con loro, tu guardi sempre la Juve... Scusami un attimo, voglio dire una differenza quale però? Tu sai, c'è il fatto di Del Piero che è stato trattato, tra virgolette, male dalla Juventus, no? Perché là, scusami, io quello dovevo arrivare, perché secondo me Agnelli perdeva la sua faccia perché... No, è diverso. Perdeva l'immagine perché Del Piero lo scavalcava, secondo no, me. No, non è secondo quello. Secondo me lo scavalcava. No, poi, che chicca, eh? No, non è quello. Addirittura l'anno dopo, è stato pure in Serie B con la Juve, ha accettato pure di stare in Serie B, dopo 19 anni. Me lo cacci, me lo fai andare a giocare in alza, non gli dai un posto. Siamo da due gente, pianeti e per la festa diversi. A scudetto si paga lui il biglietto. Ma sono fatti sono due pianeti diversi, noi e loro. Sono noi vedi ricordiamo. Sono cose strisciano di zombie da pira, su queste cose qua. Allora, sai cos'è? Siamo due pianeti diversi. Proprio Napoli Torino, Napoli Juventus, siamo proprio due pianeti diversi. Noi vedi ricordiamo Maradona. Ricordiamo tutti gli ex calciatori, mo i 30 anni del primo scudetto e così via. Perché? Perché noi ci leghiamo, abbiamo questa inclinazione a legarci più a una persona che ci rappresenti, ok? E quindi ci sentiamo orgogliosi appunto di essere rappresentati da una persona. Loro invece hanno un concetto diverso,
che è la Juventus, cioè esiste la Juventus, il resto non esiste, cioè qualsiasi calciatore diventa uno qualunque. Mentalizzato. E cioè l'obiettivo è, sono machiavellici, il loro obiettivo è la Juventus, cioè quindi Del Piero è storia o non storia la Juventus, non è importante quanto la Juventus, invece in noi... Siamo, esatto. Era la priorità della esatto, Juve. Per loro esiste esatto. La Juve e quando devono vincere non esistono strade diverse, non esiste nulla. Il loro motto è chiaro, è così. L'unica cosa è il conto. L'unica cosa è il conto. È così, è così. E qui è una differenza che è enorme, c'è tutta e noi purtroppo, non dire che li stiamo a guardare, perché noi siamo diversi. Cioè, noi, come dire, gli uomini d'amore, come diceva De Crescenzo, quelli che si fanno la doccia e quelli che fanno il bagno nella vasca. Cioè, c'è una differenza enorme tra queste, e l'uno non potrà mai diventare l'altro. Quindi noi non abbiamo, non possiamo percorrere la stessa strada loro per arrivare a vincere. Prima di tutto che non abbiamo la stessa capacità proprio economica, ma anche la capacità proprio mentale di arrivarci come ci arrivano loro, perché siamo completamente diversi, quindi noi non possiamo far altro che aspettare una loro debacle, un momento di mancamento, difficoltà, sì. Di difficoltà per approfittarne, come è stato poi qua, nell'epoca d'oro del Napoli. Voglio dire, non c'era più la grande Juventus in quel periodo, soprattutto diciamo già verso la fine degli anni Ottanta, e il Napoli ne ha approfittato, c'era il Milan che stava nascendo e il Napoli si è infilato in quella, il Napoli addirittura la Sampdoria. La crisi scappò quando esatto. Arrivò Maradona. Assolutamente. Esatto. Però vedi, approfittò il Napoli, approfittò la Sampdoria di questo momento un attimo di... Cosa che ora invece... Verona, mi ricordo pure. Il Verona è un perché po' prima. Dopo è finito perché la Roma di Sensi, ricordi che fine ha fatto? Esatto. Quando cercato esatto. Di competere contro... Hanno cercato di competere... Tre a strisce, perché prima erano la tre. Lazio. Prima erano tre. La Lazio. Strisce. C'è squadre che sono... I nostri competitor sono quelli, la Roma, la Lazio. Perché per il Parma non lo consiglio, perché Adri, il Parma per me è una squadra comunque, anche la Lazio di Cragnotte è una squadra che poi dopo la magistratura ha spiegato perché avevano tutti quei soldi. Assolutamente, quindi. Poi dico come dopo livello... la Sampdoria, quel fenomeno di Pellegrini, dopo c'è perché è finito, perché è perché le milanesi ora tu, non vanno. Come dicevi tu, queste squadre che sono il nostro competitor come pari livello economico, di diritti TV, no? di bacheca, ok, queste sono le nostre. Vedi la Roma per vincere uno scudetto e poi una sfilza di finale di Coppa Italia e Coppa Italia vinte, perché quello è stato poi quello che riusciva a fare la Roma. Alla fine hanno fatto debiti incredibili che ancora stanno pagando, perché per vincere uno scudetto. E alla fine il gioco vale la candela, il tifoso dice sì, perché, ma vedi, De Laurentiis dice io lo so che per vincere devo spendere, però poi falliamo, perché alla fine vedi, la Roma ha fatto qualcosa come 500 milioni però di euro. Però il fatturato debiti, lo puoi crescere anche con i risultati degli anni, allora lui fa negli anni, Madrid, esatto. O due secondi posti consecutivi, perché aiutami che tu ne sei più di me di calcio, io non ricordo l'era moderna, due altro, secondi ricordo, posti. Non è che non... Ricordo di più. Due secondi posti nell'era moderna che la Champions League. Sono 8-9 anni che siamo sempre in Europa. Questo è l'ottavo anno. Prospettiva di mercato. Che siamo sempre in Europa. Facciamo. Ma infatti non è la Champions la quello che conto è il titolo, perché tu dovessi cercare di vincere l'Europa League. Tu purtroppo l'Europa League ci sei andato vicino con Benitez. E lì altro scandalo arbitrale. Perché tu ti devi ricordare quando gli scandali arbitrali per noi, no, quelli della Roma, se non interessa. Quando gli episodi hanno inciso sulla nostra storia, capito? Col Dnipro, il Napoli è lì il peso preso pure un gol di fuori gioco, è incredibile. Lì il peso politico nostro. La perdevi lo stesso la finale forse, però andavi lì a giocare. E la finale no invece. Non lo so, io penso che la finale lo so, perché l'amico tuo che tu andi a trovare a Newcastle da poco, lui è uno specialista di finale, quel signore delle finali non ne sbaglia, esatto. Quindi io penso che il Napoli il Rafa We Trust, esattamente, se il Napoli andava in finale quell'anno, secondo me pensa che spinta poteva dare la città a una finale del genere,
Anche se il Napoli di Fellaini vinceva con Vicenza la Coppa se Italia, se Napoli vinceva non fa niente, non mi secco mai non la storia, però non c'era la Roma League, non si festeggiava per 10 mesi, poi ritorna al futuro, non c'era, si festeggiava per mesi se Napoli vinceva la Coppa, troppo la città vuole sognare, però vincere, però appunto come dice Antonio sempre, non bisogna guardare la Juve perché appunto siamo diversi sotto tutti i punti di vista e alla fine poi c'è quello economico che è chiaramente determinante, certo. Però non possiamo restare eternamente secondi, dobbiamo cercare un'altra via, un'altra strada e quella per che sta arrivare... cercando il Napoli, il progetto più lungo tramite attraverso giocatori giovani come abbiamo detto il centrocampo del futuro che sono grandissimi calciatori, sì, e la fase del girone Champions questi giocatori che vogliono essere tutti a Napoli e tanti giocatori addirittura chiamano i giocatori ora WhatsApp, social, Twitter per venire perché Napoli è uscito come hai detto voi in quel modo con il Real Madrid, sì. Quindi se tu fai la fase a gironi la certezza è la Champions, è un girone non c'è bisogno della raccomandazione dell'amico e ci vuole, vedi, e ci vuole anche una buona tramite WhatsApp vieni dai eccetera. È bella perché la città l'immagine... viene a priori E ci vuole infatti anche vedi un lavoro che sicuramente i nostri amici e colleghi che lavorano nel Napoli fanno ma magari anche i media in generale che spesso parlano male della città, bisognerebbe appunto fare un'operazione tra virgolette simpatia di Napoli e del Napoli, perché a parte che se lo merita la squadra perché gioca un gran calcio, c'ha questi grandi giocatori molto giovani, un'operazione mediatica che possa portare il Napoli a far diventare in Europa il Napoli una squadra con un certo appeal, proprio diverso un po' da Dallea, diverso un po' da tutte quante. Bisognerebbe inventarsi qualcosa che certo non è facile, ma per attirare appunto questi giovani calciatori qui, come è successo ora in quest'ultima fase di mercato con quei ragazzi che abbiamo citato prima. Perché è l'unica... Ci vorrebbe un bel stadio. Io punterei invece su... Uno stadio, un collage di sono talmente tante, capito? Sono abbonato sui napoletani in giro del mondo. Io sono abbonato da più di 10 anni, non ho nessun diritto allo stadio. Sì, sì, certo. Oltre a rimetterci soldi, perché quest'anno con i biglietti singolarmente sì, è costato io di meno. È costato nella manovra 2017 del governo c'è una buona opportunità per gli stati, però si sa, a Napoli c'è un grande problema. Il problema non è solo Napoli, ma sono tutti gli stati d'Italia. Sì, sì. Non lo notiamo, lo notiamo come fanno una competizione europea o mondiale all'Italia 90. Sì, vabbè, ma lì hanno, lo sappiamo bene, lì hanno mangiato quello che c'era da mangiare, non lo dico io, ma ci sono gli altri, c'è gente che è andata in galera, voglio dire. Lasciamo stare, l'Italia 90 lasciamo stare a chi abbiamo fatto mangiare, a chi no. No, non parlo solo di Napoli, parliamo di tutta Italia. È il periodo di Tangentopoli, quello, quindi, Italia 90, 90, 91, e siamo 92, d'accordo 93. Ma il problema... Il problema è proprio è l'Italia intera, che il nostro calcio però gli altri lo stadio lo stanno facendo. A Napoli secondo me il problema è molto più grande perché dove lo fai lo stadio, però c'è chi vuole restare a San Paolo, no, facciamo restare a San Paolo, non è cosa, il nuovo stadio, io sono per allora, San Paolo, cioè noi l'affetto nostro, il cuore nostro sta là, ecco qua, però subito dove andiamo, quindi dove andiamo, ragazzi, ma non ci possiamo permettere, è l'unico stadio San Paolo in centro città, New San Paolo, quindi però... Cioè io per arrivare allo stadio io lo farei non posso partire 10 ore prima, ma è impossibile, va. Vedi, noi siamo diversi. A Fiumi, io fortunatamente c'ho il motorino, ci metto 10 minuti, però non puoi, cioè io non posso quando dicevo prima, noi siamo diversi dagli altri, ok, non dico meglio, peggio, siamo diversi, appunto non riusciamo a sganciarci da certe dinamiche mentali. Lo stadio San Paolo non si tocca, non ci muoviamo da qua, ok, ma hanno abbattuto Wembley, hanno rifatto stadi importantissimi in Inghilterra. Ok. Dobbiamo cambiare con la mentalità. Lo stadio rimane lì, dobbiamo non è che si cancella, si faranno altre attività e fai uno stadio da un'altra parte. Noi abbiamo ancora i cori territoriali, come si dice. Sì, ieri alla partita tu in Champions a Monaco, ma non mi puoi fare odio Napoli. Ma non perché
cioè dove esiste, dai, questa cosa? Vabbè, noi siamo un po' un paese. Stai in Champions. Sono problemi di la Champions. Fatti, fatti tu. Ma non parlare. Ma l'Italia è così, il paese dei ma ci sono tifosi ignoranti ovunque. Però io ti parlo di immagini dei tifosi, nel senso delle del calore, perché comunque per me il top player del Napoli è il tifo, cioè perché dove vai? Cioè, le squadre a strisce ci sta che hanno tifosi in tutta Italia, in tutto il mondo, perché non hanno un'identità. La Juve, Juventus, sappiamo che Inter e Milan non sono solo le squadre dei milanesi, no? Quindi sono quelle le squadre, perché no, sono le squadre del mondo. Il Napoli rappresenta un'identità. E che squadra esiste che va a Reggio Emilia, si gioca Sassuolo Napoli? È vero, il Sassuolo ha tifosi, ma era in casa 20.000 spettatori, tutti ma napoletani, spesso. Ma non sono solo napoletani che partono solo da qui, tesserati, napoletani che sono fanno parte dell'Italia del centro nord. A Crotone c'è l'ospedale di fronte alla televisione. Mi ricordo, sono stato a Milano, sono stato a Milano domenica e c'erano tantissimi tifosi. Addirittura notavo, no, col Milan erano di più, perché col Milan era una marea. A Madrid erano più di 30.000, perché erano in tutti i settori. Quindi per me questa è la grande risorsa. C'è andare in Champions, diretta. Perché il preliminare è un bel rebus. Non c'è mai portato fortuna. No, ma poi a parte il fatto, ma tutte le italiane ci impegna un po' di più a vedere le squadre più blasonate durante la settimana, martedì, mercoledì. Ne possiamo parlare di più, possiamo venire più in trasmissione, possiamo fare tante quelle cose. Tutti, meglio per tutti che ci sia il Napoli in Champions. Comunque, sai cosa, infatti per il presidente è complicato, perché spesso si critica. Chiaramente, diciamo, il lavoro che ha fatto sotto gli occhi di tutti, il Napoli comunque è una realtà, come diceva prima lui, ormai in Europa da tanti anni e così. Perché, però il problema qual è? Che qui è tutto più complicato, la questione Stato è molto più complicata, proprio per questioni politiche e burocratiche, al di là di tutto. Cioè, proprio è tutto incancrenito, per cui c'è anche da capire, capito, il Presidente che non vorrebbe avere a che fare con determinate persone. Io non sto contro il Presidente. Sono contro il presidente. Quindi c'è da dire che spesso è complicato proprio. Cioè, non è lui, in generale anche un'altra persona avrebbe gli stessi problemi. Certo. Lui probabilmente non vuole andare a immischiarsi in situazioni particolari, come sappiamo che ci sono in città, per cui la cosa è bloccata. E quello è un grosso peccato, perché penso che la questione stadio sia la vera zavorra per quel allora dire a Fuorigrotta, perché Fuorigrotta non è un quartiere, quanta gente c'è? Gente purtroppo c'è, fortunatamente ci mangia, che lavora, si sposterà. Come fa il sindaco a portare lo stadio a Caserta e poi non fa più mangiare, cioè, esatto, anche ai suoi cittadini? Si sposta, vengono a roba là, che devo dire? Durante la settimana c'è chi dice Fuorigrotta quando gioca il Napoli è una caspa, quando gioca il Napoli non posso uscire. C'è gente, io mi ricordo c'era un mio c'è la partita di cartello che non si interessa, non è un'area attualmente per ma io ricordo c'era questo mio caro amico, stadio del Napoli, questo mio caro amico che non si interessava di calcio, però è il cuore che sta là, però bisogna cambiare questa mentalità. Bisogna cambiare, dobbiamo andare da un'altra parte a fare lo stadio, dove potrebbe essere sì, io fuori città, è un discorso particolarissimo, ma perciò dicevo, fuori da un'area, dove poi là c'è perdiamo tempo, fermare. Ci sta, sabato si gioca, quello sta locali, la partita, cinema, capito che sì, che cioè io per andare a vedere la partita a Napoli mi impegno tutta la mezzogiornata di sabato. Ma tu mi stai parlando di modelli, tu mi stai parlando dove lo stato è di proprietà, quindi l'interlocutore non possa essere né io che sono il direttore di Gol del Napoli, né Adriano, né tu, perché è il Napoli che deve decidere se vuole fare lo stato di proprietà, se sussistono le condizioni. Qualcuno ci deve dare il permesso. Aspetta, bravo, voglio terminare il discorso. Ma se, allora fammi finire. Se poi dopo, come dice Adriano, ci sono tutti questi paletti, non sussistono le condizioni, è normale che il Napoli non mette nelle priorità lo stadio e mette nella crescita della squadra per far sì che possa aumentare questo. Che benvenga, io ripeto, a me piace essere realista. Se parliamo di stadio di proprietà, stiamo raccontando le favole. Perché non ci sono attualmente le condizioni
perché esistono tutti questi, no paletti, ma di più muri, sì, attualmente. Sì. I muri si possono abbattere, ma ci vuole del tempo. Certo. Io entro subito in Tekel perché ritorniamo brevemente sul calcio giocato. Ha parlato Sarri, ha parlato Insigne. Andiamo a vedere cosa è successo con questa vittoria sull'Inter e il Napoli che vince contro Inter, Milan, Lazio e Roma. A San Siro per ben due volte ed altrettanti anche all'Olimpico, superando Inter, Milan, Roma e Lazio, tutte d'un fiato, con consapevolezze importanti, forze e prestazioni diverse, che suggellano il lavoro di un Napoli che si avvicina ancora ai suoi obiettivi e fino alla fine non lascerà nulla di intentato per il secondo posto. Non accadeva dai tempi di Vinicio che il fortino giallorosso e biancoceleste venisse doppiamente espugnato nella stessa stagione. Stessa situazione per l'impianto di gioco all'ombra della Madonnina, che ha fruttato speranze ed orgoglio ad Amsic e compagni. Precisione, cinismo, impegno e dedizione nella gara contro l'Inter, che porta con sé un sapore ancora diverso. Un 1-0 maturo, figlio di un cecchino infallibile, José Callejón, e di suoi compagni, che fanno sì che i nerazzurri non siano mai un'avversaria realmente temibile. Qualità nel palleggio, possesso palla, intensità ed un bel pizzico di spregiudicatezza alle armi di Sarri, che non chiederà sconti per la volata al secondo posto. Cosa fare per migliorarsi dopo dei risultati che sorridono ed un gioco strabiliante? Le idee in casa azzurra sono come sempre molto chiare. Sono convinto di una partita che potevamo e dovevamo chiudere prima, visto lo svolgimento, visto le tante situazioni create, perché poi l'Inter è una squadra forte, con grande individualità, e quindi poi il periodo può sempre arrivare improvvisamente, però la prova difensiva della squadra mi sembra stasera sia stata di buon livello complessivamente. Mai fatto una tabella in vita mia e non ho nessuna intenzione di cominciarla ora, perché poi la situazione è molto diversa, la situazione è in mano agli avversari, perché se loro le vincono tutte noi non abbiamo nessuna possibilità di poterli recuperare. Siamo contenti di questa partita, era uno scoglio difficile, avversario difficile, particolarmente motivato stasera perché veniva da un ritiro piuttosto lungo. Per essere stata una squadra definita un'incompiuta, abbiamo fatto 50 punti in 20 partite e mi sembra una media straordinaria. Nel girone di ritorno siamo in testa alla classifica insieme alla Juventus. Stasera abbiamo battuto il record di vittorie esterne del Napoli di tutti i tempi, quindi per essere un'incompiuta no, non siamo male. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Lorenzo Insigne, tra i migliori in campo a Milano, che lancia il guanto di sfida alla Roma per il secondo posto. Sono contento per la prestazione, ma soprattutto per il risultato, perché abbiamo fatto una grande partita, era giusto questo risultato. Abbiamo sprecato qualche ripartenza che potevamo far chiudere la partita, però l'importante è che non abbiamo preso gol e abbiamo conquistato i 3 punti. Abbiamo parlato di Inter-Napoli e chiudiamo, prima di proiettarci alla prossima gara, con un aneddoto, perché infatti la settimana scorsa ci è stata fatta una promessa. Il nostro amico Luca Coscia ci aveva promesso: se il Napoli dovesse vincere contro l'Inter, salirò le scale del Duomo di Milano con la sciarpa del Napoli. Vediamo cosa ha combinato. Buonasera a tutti, da Luca Coscia, e niente, siamo qui come avevo promesso agli amici e miei colleghi al lavoro, come avevo promesso Alessia Partirò, come avevo promesso Alessandra Ito, come avevo promesso a Alessia, tutti quanti quelli che l'avevo detto. Se Napoli avesse battuto l'Inter, che per la prima volta, anzi per la seconda nella sua storia, perché la prima volta è successo nel 1933, il Napoli vinceva in casa sia del Milan che dell'Inter, quindi conquistando tutte e due le sponde del Naviglio, sarei andato con la sciarpa sul Duomo di Milano. Ecco, sono pronto già per partire. Purtroppo qui la temperatura a Milano oggi è freschina, non posso mettermi la maglietta, ma ho il giubbio del Napoli oltre che la sciarpa. Sto partendo ora, adesso ci vediamo tra pochissimo sopra alla Madonnina, sopra al Duomo di Milano, dove esibirò la sciarpa del Napoli. Un saluto e forza Napoli!
Ragazzi, eccoci qua. Come potete vedere, sono in cima. Dietro di me ci sta la Madonnina, non so se si riesce a vedere. Comunque sono in cima a Milano con la sciarpa del Napoli, come aveva promesso. Un bacio. È sempre solo. Forza Napoli. Luca Coscia l'ha fatto davvero, infatti abbiamo visto la sua testimonianza, lo ringraziamo ovviamente, appena sarà qui lo aspettiamo nuovamente in trasmissione. Prima di proiettarci però alla prossima gara Napoli-Cagliari di sabato, vediamoci anche la settimana social del Napoli, il Fondamental Instagram. Scatto è pronto e servito per il Napoli, che sbanca nuovamente San Siro, superando di misura l'Inter e sfruttando al meglio il passo falso della Roma, che cade nel derby contro la Lazio. Meno uno dal secondo posto ed una prestazione d'applausi per la truppa di Sarri, che già la vigilia era carica e concentrata per l'ossico impegno. Non sono mancati però selfie e sorrisi in partenza, così come i complimenti di Arek Milik ed il solito brio di Pavoletti, che si gode il successo sui nerazzurri. Sotto i riflettori Lorenzo Insigne e la sua genia a bordo campo a Milano in un bellissimo bacio, ed anche Pepe Reina alla centesima gara in maglia azzurra. La settimana prosegue tranquilla a Castelvolturno con un ospite d'eccezione. Si tratta dell'ex azzurro Chalobah, attualmente in forza al Chelsea e sempre legatissimo ai compagni e al club all'ombra del Vesuvio. Selfie e risate con Koulibaly, Sarace, Mertens e Jorginho, a conferma di un legame mai spezzato, nonostante carriera e distanza. Il grande protagonista della settimana social partenopea, però, è proprio Leonardo Pavoletti, che insieme a Tonelli animano Instagram con selfie e scherzi ai compagni di squadra. Si prosegue con i baby Allan Forza Napoli e gli auguri di Marek Hamsik al Pocio Lavezzi per i suoi 32 anni, perché in fondo chi ama ed amato Napoli non dimentica. Settimana quindi molto social per il Napoli e soprattutto per Leonardo Pavoletti, che ha veramente il dito infuocato. Twitter lo usa come se fosse il pane quotidiano, caro Antonio. Aspetta prima, aspetta a Genova. Ah, questa settimana però ci ha dato dentro, ho devo dire la verità. Stamattina forse una fotografia, quella... L'ho incontrato. No, ho visto una fotografia. No. Quando ho fatto anche cena a casa di Giorginio con la chitarra, sì, tutti io insieme. Dopo che ho visto il video del suo terrazzo, sono invidioso di Leonardo Pavoletti. Che spettacolo. Ho visto la foto che stava in piscina. Sì, stava facendo questo. Questo non l'ho visto, questa mattina a Milano. Tipo ieri alcune foto che stava dormendo, stava andando a Castelvolturno, quindi molto social. Gli ha ripreso il... Diciamo... Non c'hanno proprio niente da fare, questi calciatori. Lui secondo me invece è da ammirare, perché non ha un batteciglio, come si suol dire, sorride, si affida al sorriso, sì. Perché secondo me, anzi, in questo calcio così molto lontano dalla gente, è uno di quelli che potrei dire old style, secondo me, perché sì, gli piace, gli piace il contatto con la gente, anche quando in trasferta tutti i giocatori vengono, c'è cioè, proprio un assalto di passione, no, da parte dei tifosi, perché per c'è gente che il Napoli non lo vede per un anno intero, e nonostante lui comunque ora ha ripreso dal punto di vista fisico, sta bene, ma difficilmente gli arriva una possibilità, lui è sempre disponibile. Quindi questo è un esempio, anche una dimostrazione di capire che loro comunque sono calciatori, sono idoli per la gente e sono dei fortunati. Quindi speriamo che anche lui possa contribuire in queste ultime partite, anche un secondo. Sarebbe una bella cosa, un bel gol di Pavoletti. Come no? Pesante, di quelli che ti porta da morale, che lui quando è entrato in campo con la partita di Coppa d'Italia con lo Spezia, che faceva meno 10 gradi, non stava ancora al meglio fisicamente, e lì una zona del San Paolo, torniamo al discorso dell'attimo, perché il calcio noi parliamo tra settimane, di giorno. Poi lui ha avuto coraggio, comunque Pavoletti, uno che è venuto qua, chiaramente è un'occasione come Napoli, nessuno se la fa sfuggire, però è una squadra dove non... Beh, in sostanza la squadra non gioca. Non ci aspettavamo il falso Nuevo. Guarda, lui qui in condizione fisica precaria, quando è arrivato, deve entrare in condizione, entra nei meccanismi, e la squadra che non giocava più
per una prima punta. Lui ci ha messo comunque la grinta, ha fatto sportellate nonostante ricordiamo che noi la molto lavoro sporco non ricordiamo che la disponibilità quotidiana non la viviamo perché non viviamo il campo, viviamo gli allenamenti. Un ragazzo comunque coraggioso, queste immagini e la coesione con il gruppo ci fa capire che lui nonostante non giochi è disponibile ogni giorno nel lavoro quotidiano, al di là dei sensi. Poi in un contesto di squadra è importantissimo, è fondamentale avere quelli che non giocano, che non hanno il broncio. Che importantissimo, con la Lega che segue tutte le categorie. Faccio la domanda fuori la Lega Pro, la Serie D, l'Eccellenza. Faccio la domanda fuori per questo, perché per me il calcio qua io avrei tenuto la differenza sui soldi. Non capito, la domanda fuori volevo finire il mio discorso, però tu mi fermi sempre all'ultima azione. Entra, chiudo, devo chiudere quello che voglio dire e tu mi fai l'intervento alla Coulibaly. Io dicevo, no? Fatto di Paoletti. Gli avrete trattenuto Gabbiadini? Una domanda fuori luogo. Gabbiadini poteva essere la stessa cosa di Paoletti, perché alla fine si sta comportando, cioè ci sta avverando la stessa cosa di Gabbiadini. Sì, ma quelle sono dinamiche parliamo interne, di calcio giocato, no, di social, voglio parlare qui di calcio, tecnica e non di social, che se lui c'è il morbo o l'altro no. Alla fine è la stessa cosa che abbia detto Paoletti. La scelta sta pagando, perché Paoletti ha motivato anche Milik, che doveva completare anche lui il recupero. Milik in quel momento ha visto un Paoletti che era pronto a entrare lui, come alternativa... Milik ha ripreso a segnare, tu hai anche questo tipo di competizione. È, ripeto, la disponibilità di un giocatore, quindi alla lunga la scelta sta pagando, perché avere nel gruppo un giocatore che non accetta, perché giustamente Gabbiadini dice io posso essere anche il protagonista, è un fatto di fiducia. Quando non c'è la fiducia, che l'allenatore te l'ha detto, che te l'ha detto il direttore, bravo. È un discorso che purtroppo il discorso di Gabbiadini è che Gabbiadini andava... doveva essere ceduto in estate, sempre per tutti questi discorsi fatti tra allenatori, direttori. Non sono riusciti a cederlo alla fine. Io è lì, è lì della Lega, ha preso 30 milioni, diciamo, e l'ha venduto di meno. Che tecnicamente sia la stessa cosa di Gabbiadini. No, sono due giocatori completamente diversi. Parlo a livello di calcio giocato, diversi. Avendo a disposizione Paoletti che non gioca, mi perché sì, tecnicamente Gabbiadini ha qualcosa in più, assolutamente. Sì, sì. Paoletti è un altro tipo di giocatore, è una prima punta che gioca per la squadra. Poi che sia social o meno, non ci avevo pensato. Tu ci credi su Gabbiadini, è il classico giocatore che tu comunque devi dimostrargli fiducia e quindi anche una squadra che giochi per lui. Ma non come gioca, tante, come non capita in tante squadre, per me Gabbiadini non giocava, Paoletti non gioca. Ma l'operazione è giusta, Gabbiadini. Io ho visto Gabbiadini a Genova con la Sampdoria. E mi segnava sempre. Ho visto Paoletti a Genova con il Genoa, però giocavano solo per loro. Invece, questo noi non l'abbiamo attivato. Capito? Però Gabbiadini ha fatto gol l'anno scorso con Benitez appena arrivato. Io ricordo a gennaio, entrava e segnava. Io ricordo a gennaio al posto di Guain fece tre gol. Per una squalifica di Guain fece tre gol. Si sembra che Napoli è una piazza difficile, però Gabbiadini ha dimostrato freddezza perché era comunque il vice di Guain. Ma si è visto anche quanto Benitez vale al Southampton. Quindi, ha fatto inizio il giocatore non si discute. E perciò il Napoli anche la alla lunga ha fatto bene perché l'ha venduto all'estero, non l'ha venduto a una cosa che ha fatto comodo a tutti e due, a Napoli, esatto. Diciamo tutti visti felici e contenti anche lì. Un flash su Napoli-Cagliari? Entro subito. Come diceva Eddie Rea, doppio ex, ma vince nel basso. Allora io dico come diceva il suo successore, Mazzarri, testa sul manubrio e pedalare. È così poi. Come direbbe Sarri? Direbbe la parolaccia. Una parolaccia, fate bravo. Qua del ritiro. Napoli-Cagliari? 3-0 subito. Chiudiamo subito al primo tempo. Sul concreto? Sì. Altro. Altro. Ecco. Direttamente secco. Noi scendiamo un attimo di categoria perché infatti è stata la settimana del derby in Serie B. Benevento, regina del derby, che torna così a vincere e a convincere, però è stata una settimana veramente sorprendente per la casertana, poiché dopo il KO contro il Catanzaro, alquanto inaspettato perché i playoff erano davvero a un passo, è successo di tutto. Arrivato l'esonero per mister Tedesco, una partita dal termine, quella contro il Catania al Pinto, che sarà poi decisiva per le sorti dei Falchetti, abbandona anche il DG Materazzi con Del Carne, quindi aria di cambiamenti, ma il presidente D'Agostino c'è, fa sentire forte la sua voce e soprattutto vuole playoff. Vediamo il servizio.
Ennesimo passo falso inaspettato per la casertana, che cede il passo in trasferta ad un Catanzaro avido di punti salvezza. Una prestazione alquanto sbiadita dei falchetti, che rimandano il discorso playoff all'ultima giornata, domenica al Pinto contro il Catania. Tutto può ancora accadere, ma servirà una vittoria per rientrare nella griglia delle prime 10 classificate senza troppi patemi d'animo e proseguire nella post-season che potrebbe regalare ancora qualche soddisfazione. Una questione di lustro con il futuro che si programmerà a prescindere dalla posizione in classifica e che nella giornata di oggi vede uno scossone imprevisto. Esonerati a sorpresa mister Andrea Tedesco e il suo vice Alfredo Cimino, con la squadra affidata al tecnico della Berretti, Raffaele Esposito, e che si avvarrà del supporto del tecnico dell'Under 17, Guglielmo Tudisco. Una Casertana divisa perfettamente a metà, tra i fatti del campo e quelli societari. Spazio alla beneficenza con la partita del cuore organizzata dal Club Rossoblù, accettando l'invito dell'Associazione San Francesco d'Assisi, che da anni lavora a sostegno delle fasce più deboli della città. Una raccolta di fondi per i meno fortunati, che ha visto la partecipazione delle scuole casertane, scese letteralmente in campo insieme ad alcuni campioni rossoblù, per una bellissima mattinata di sport in un Pinto gremito. Al contempo però riecheggiano le scelte della società, pronta a rivoluzionarsi anzitempo in questo finale di stagione. Dopo l'esonero del mister Tedesco, il presidente D'Agostino ha infatti cristallizzato tutte le cariche dirigenziali in vista di nuovi ingressi e cambiamenti. Decisione non presa di buon grado dal DG del Carne e dal DS Materazzi, che hanno rassegnato le proprie dimissioni. Due addia sorpresa che scuotono ancora il club all'ombra della Reggia e che danno ufficialmente il via al progetto Casertana 2.0. Come abbiamo detto, partita decisiva quindi domenica al Pinto, Casertana Catania. Studenti gratis, ci si aspetta una grande cornice di pubblico perché i falchetti hanno davvero bisogno del sostegno dei propri tifosi per agguantare il sogno playoff. Perché no? Quindi sosteniamo tutti la Casertana, mi raccomando. Volevo concludere però con un flash sul vostro club, progetti futuri, come stanno andando le cose per questo finale di campionato. Colgo l'occasione per dire che stiamo organizzando la partita per Napoli-Fiorentina, tutti allo stadio, diciamo, questo è il nostro, tutti insieme allo stadio. Attendiamo che escano i biglietti, chiunque può venire al club e può lasciare il suo nominativo, andiamo tutti con il pullman e facciamo questa bella cosa. È l'ultima partita, stare tutti insieme è importante. Ecco perché, come dicevamo anche nelle scorse puntate con Luigi e gli altri, il vostro club prima di tutto è aggregazione, al di là della partita si sta tutti insieme, si vive Napoli e il Napoli a 360 facciamo gradi, facciamo manifestazioni eccetera e cogliamo l'occasione per quest'ultima partita per andare tutti quanti insieme allo stadio. Andiamo col pullman, può venire chiunque, può venire chiunque, siamo a Cercola, via Nuova Ferrovia 13, unica sede, può lasciare il suo nominativo. Facciamo mezz'ora Cercola San Paolo, penso. Nemmeno. Ma per tangenziale, senza traffico, 20 minuti. Parlavamo sempre del fatto di prima dello stadio. Ma pensavo a un eventuale New San Paolo in zona Cercolese. No, guardi che si parlava. Guarda, si parlava che lo stadio lo dovessero fare proprio vicino a noi, a Ponticelli, perché là c'è una grande area. Ci ho dato l'assist involontario. Ricordo la questione Faraone Mennella. Sì, perché poi là abbraccia un po' come c'è la Vesuviana, tre tipi di Vesuviane, sono i mezzi pubblici, c'è l'uscita della tangenziale. Nuove fermate. E lì pure ci fu un problema. Testa a Cagliari, non sogniamo. Andiamoci a prendere questo secondo posto. Con chi gioca la Roma? Che non sei così. Gioco con Van Milano. Con Milan. Lì. Ma ricordati che c'ha pure la Juve, la Roma. Statisticamente. Pensiamo sempre a una cosa. Perché se il napoletano si concentra sul Napoli, il Milan non lotterà per l'Europa, però il Milan sono 3-4 partite che non vince. Perciò dico, statisticamente, a me un pareggio come potrebbe essere. Noi diciamo un pareggio a Milano. Poi il Napoli è la prima a scendere in campo, perché alle 18, poi dopo... Sì. Dobbiamo credere, cioè... Poi c'è il derby la sera. Che è tutto possibile. C'è il derby di Torino la sera.
Vabbè, non ci interessa proprio del Torino. Anzi, no, a quel punto, perché, guarda, giocatore del perché, Torino il perché il derby è sempre una partita a sé, quindi potrebbe anche perdere la Juve, perdere a Roma, lo so, però comunque non la possiamo mai raggiungere. Io voglio dire una cosa: la Roma ora c'è davanti. Abbiamo messo la freccia, dobbiamo sorpassare la Roma e è obbligato secondo posto, perché il Napoli è un'altra cosa. È veramente per il campionato che la Roma finisca davanti al Napoli è una cosa proprio brutta. È vero. Proprio brutta. Il Napoli, quest'anno è stata appiattata la Roma che la Juve. Assolutamente. Quindi il Napoli deve e può tranquillamente farcela prendere questo secondo posto. Il Napoli deve cercare a tutti i costi di centrale, questo è il record che conta, arrivare per il secondo anno consecutivo al secondo posto. Sì, se non puoi vincere lo scudetto, questo è importantissimo. Anche perché prossimamente per la crescita di una squadra in Champions, quindi perché poi dopo sarà più sì, non sarà perché bisogna giocare, però questo è l'anno che deve andare anche il prossimo nella fase del girone di Champions. Sì. Dobbiamo vedere in questa pagina social della UEFA Champions League che il Napoli già è nella fase a girone, non è l'ultimo turno preliminare di Champions League. Il 9 agosto noi vogliamo andare a fare il bagno, esatto, amichevole. Direi. A noi del sorteggio dell'ultimo turno preliminare non vogliamo interessarci. Olè. E su questa ventata proprio di ottimismo giustissimo, speranza, noi, esatto, di speranza assolutamente, noi siamo in chiusura. Ringrazio i miei ospiti, parto dai rappresentanti del Club grazie Napoli voi, di Cercola, Mario Agostino, grazie. Buonasera, ci aspettiamo quando volete, ovviamente ormai siamo diventati amici e abbiamo stretto una collaborazione bellissima veramente. Sono c'è felice. L'anno prossimo che verrà saremo ancora un'altra volta qua, ma anche la rima assolutamente. E ringrazio anche Antonio Adriano di goldelnapoli.it, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a te Alessia, come sempre è sempre un piacere venire qui invitati. Grazie mille. Notte stagionale già la gol del Napoli esatto. Fantastico. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo sempre 21:30 su Teleprima, sempre con Aria Gol. Alla prossima. Siamo pronti. Allora, pensi di tenere il mio passo? Fantastico!